Buongiorno, signor Cao. Con interesse ho letto i vostri scambi con lo staff dell'ambasciata britannica a Roma a proposito dei piani per una passeggiata commemorativa in cui si uniranno la State Lines Memorial Society, ELMS, e la Monte San Martino Trust, la Fondazione Monte San Martino, nella Valle del Tenna nel maggio del 2014. Lo scoprimento di una targa commemorativa il 10 maggio di fianco alla croce metallica situata nel punto incontrare Santa Maria, dove il segnalatore Sidney Seymour Smith fu ucciso dalle SS il 21 marzo del 1944, è un gesto splendido per poter creare un omaggio duraturo per raccontare la storia di questo coraggioso scozzese e delle famiglie che hanno dato la loro ospitalità a seguito della sua fuga dal campo BG-53. Per riaffermare anche il nostro debito di riconoscenza per tutti quelli che hanno lottato e sono morti in difesa della libertà di cui oggi noi usufruiamo e che prendiamo per scontato. Sono molto contento che l'occasione sarà onorata dai sindaci locali, cittadini e della famiglia Mazzoni e gli studenti che prendono parte alla camminata del Elvis. Mentre sarei molto onorato di partecipare e porgere i miei rispetti in quanto scozzese ed ex segnalatore io stesso e per conto del governo scozzese, impegni di agenda qui mi impediscono di unirmi a voi in questo giorno. Ad ogni modo, non ho dubbi che l'inaugurazione della targa sarà intensa, toccante, ma che solleverà gli animi e sarà di ispirazione per tutti quelli che vi parteciperanno. Cordiali saluti, Keith Brown. All'inizio voglio dire che sono lietissima di vedere tanti italiani, infatti tanti montalparese, a questa cerimonia. Perché benché questo lapide è un ricordo di un evento triste, nel contesto più ampio è un esempio della potenza delle generose risposte individuali agli eventi mondiali devastanti, sui quali i poveri e i diseredati hanno alcun controllo. Tutti da questo paese dovrebbero essere fieri del loro antenato. Allora, la storia di Giorgio. Il settembre scorso, noi dalle associazioni inglesi ELMS e Monte San Martino Trust siamo arrivati alla croce di là, su questa strada, e ci dicevano che l'unica cosa saputa era che ha segnato il punto in cui un prigioniero di guerra inglese è stato ucciso. Chi era e da dove veniva nessuno sapeva. Con l'aiuto internazionale di Dennis Hill dall'Università di Indiana in America e di Brian Sims, ricercatore inglese, abbiamo trovato un ampio dossier che ricorda dichiarazioni di molti testimoni, sia italiani locali e soldati alleati. Fare i dettagli della vita di Giorgio prima che è arrivato qui in Montalparo. So I've also done some research in England to find out more about Giorgio prior to him coming here. Giorgio è stato chiamato Sidney Seymour Smith, nato 1910, padre idraulico. È cresciuto in Old Kilpatrick vicino a Glasgow. Infatti era uno scozzese. Qui non significa niente. Ma è una differenza molto particolare in Inghilterra e nel Regno Unito. E noi inglesi. Noi è inglese, è scozzese, esatto. Rosa bianca rossa. Il suo nome è sul monumento ai caduti nella sua città natale, in Scozia. Ha studiato a Clydebank High School, poi all'Università di Glasgow. Ha studiato geografia e filosofia e si è laureato con un master. È notevole che qualcuno da origini abbastanza umili ha raggiunto l'università e pare che i suoi genitori erano molto fieri perché sulla lapide a Rimini insolitamente si registra il suo master. È possibile che era un avvocato. Oh, un avvocato. Avvocato, sì.
Ci vuole più ricerca, ma nel dossier qualche testimone parlano di lui come intellettuale. Era catturato 21 giugno 1942 a Tobruk, the fall of Tobruk. Non sappiamo quando è arrivato a Camp 53 Forza Costa, vicino Macerata, oppure quando è scappato. Poi sappiamo che stava con la famiglia Mazzoni dal 2 novembre 1943 alla data della sua morte, 21 marzo 1944. L'unica prova concreta che abbiamo di Sidney se stesso è il suo cheat, scritta di suo pugno, dicendo che ha ricevuto la migliore del trattamento, è questo qua. Era sepolto nel cimitero di Montelparo finché l'inchiesta in settembre 1944, alla fine i suoi resti erano risepolto al cimitero vicino a Rimini. Per quanto riguarda il resto della sua famiglia, ha avuto una sorella mai sposata che abitava con la sua mamma fino alla sua morte. Dopo è stato divenuto una reclusa, la sorella. Mi dicono che lei non si riprese mai dalla morte di suo fratello. A nome del colonnello capo, Colonel Grim Norton. Colonnello Grim Norton e tutti gli ufficiali, vorrei ringraziarvi per essere qua per ricordare oggi uno dei nostri
del nostro reggimento. It's a very fitting and I think shows the close cooperation today between the United Kingdom and Italy, and for that I thank you very much. È molto giusto, molto adatto, è un segno della collaborazione che c'è oggi tra i nostri popoli, quello italiano e quello britannico. Grazie. Grazie. Grazie.